Salve, in teoria dovreste vedermi, in pratica credo che non mi vediate ancora, non lo so, mi vedete? Sì, mi vedete, salve. Perfetto, metterò i commenti qui. Gli engels sono terribilmente complicati da gestire. Salve Gentaglia, avete fatto i bravi mentre mi aspettavo. Sala, non so come chiudere. Ok. Avete fatto i bravi mentre mi aspettavate? Ah, devo twittare tutta questa roba. La cosa fantastica è che poi l'inizio del video è sempre così, quindi anche la registrazione risulta incredibilmente ridicola. Perché, non so, ci metti un po' a iniziare a scrivere i commenti, quindi mi rendo conto che la live è iniziata. Non sono addentro alle meccaniche di Google, che so che utilizza Linux. Gentaglia che si arrabbia per Linux. Sono live qui. Cina. Ecco, nessuno si accorgerà che. Perfetto. Non c'è stato alcun impegno nel scrivere questa roba qua. Bene. Noto con dispiacere che i commenti non si aggiornano. Ah, ok, sì che si aggiornano. Ok, perfetto. Ora vi vedo. Bellini, Federico. Ciao, Shooter, salutami, please. Ciao, Federico. Federico. Allora, io non ho mai gestito una live senza delle domande. Quindi probabilmente la finiremo a parlare di cose o incredibilmente importanti, tipo il porridge, o incredibilmente poco importanti. Aggiorno automaticamente, ecco. Quindi così vi vedo. Niente Breaking Italy, Gradotta doveva vincere. Sì, avrei parlato di politica nel Breaking Italy di oggi, perché me l'avete chiesto in 844. Mi avete mandato un sacco di mail, messaggi scrivendomi cosa ne pensi di Napolitano, è buono o cattivo, e quindi c'era un pezzettino. E non era male, perché poi appunto, quando ho rivisto il girato, c'era lui che facevo così. Perché accendere il microfono è una buona idea quando si cerca di registrare, e anche cambiare le batterie al microfono ogni tanto potrebbe non essere una cattivissima idea. La butto lì, giusto per dire. Se, magari mi avvicino ai commenti, questo schermo è gigante, quindi... Ok. Parliamo di cose inutili, sì. Vorrei parlare di cose inutili tendenzialmente, di cose frivole, se questo è possibile, ma anche di cose importanti. Ad esempio, esatto, ti vedo magro. Essere un tuo problema, cioè, è assolutamente un problema. Hai qualche, non so, ti manca qualche diottria. Io non so, cioè, sono palesemente un ragazzo sportivo, non... sei solo tu che mi vedi magro. Non so, il tuo commento è andato giù, quindi non so come ti chiami, però è proprio un tuo problema, sicuramente. Non sono io. Quindi, hai un casino di luce in faccia, sì, perché ho una delle poche finestre in casa mia, che poi anche quella dello studio, è questa, che mi colpisce qui, no? Beh, mi sono anche messo il rossetto in modo che sia... I want it to match, no? La maglietta, non so più parlare, non sono in grado di gestire una conversazione in alcun modo. Preso e cominciato Bioshock, mi chiede Mega Spawn 1988, sei giovane! Sì, l'ho finito, ho finito Bioshock, l'ho quasi finito la seconda volta in realtà, l'ho giocato prima in hard e poi in modalità 1999. Però è incredibilmente frustrante la modalità 1999, quindi ci ho giocato un po' poco. Cioè, tutta la seconda parte, vabbè. Però sì, l'ho giocato tutto. Non ho intenzione di spoilerare niente. Non ho intenzione di spoilerare niente, tranquilli. Più che altro non ho detto quando lo iniziavo. Inizialmente volevo fare la foto, no? Siccome nella copertina c'è Booker che tiene in mano qualcosa come una pistola, un fucile, ora non mi ricordo, e con Elizabeth. Io volevo fare la stessa cosa con Nera, però
cioè, ero sicuro che qualche stronzo di voi mi avrebbe spoilerato il finale, quindi non ho detto niente, l'ho giocato in assoluto silenzio perché non volevo che mi venisse rovinato. Quindi di là c'è un casino. Quindi questo. Cosa penso del finale? Il finale, è un bel film, io vi consiglio di giocarlo, anche se non siete dei videogiocatori, incalliti. anche se non siete dei videogiocatori incalliti, giocateci perché è figo. Cioè, un sacco di paradossi. Io dovrei andare lì a chiudere quella finestra, prima o poi ci andrò, sappiatelo. Un sacco di paradossi. È una cosa bella, è come guardare un film. Cioè, Bioshock, videogioco uguale film, per quanto mi riguarda. Bellissimo, bellissimo. Non bello come i primi due, ci sono un sacco di cose che mi hanno deluso, non credo che vogliate sentirmi parlare per sempre di Bioshock, però bello, bello. E poi se vi dicessi cosa mi ha deluso dovrei spoilerare un po' di cose, quindi no, proprio no. Sto pensando di fare tutti i video così, che ne dite? Oh no, accidenti, non riesco a leggere. Ti ho dimenticato una dipendenza da eroina. Sì, una dipendenza da eroina. Ma io non ho fangirl, guardate che siete tutti maschi a guardare Breaking Bad. Cioè, questa cosa voi ancora non l'avete capita. L'80% di voi sono maschi. Quindi è come quando da poco c'è stato è venuta Sasha Grey in Italia, no? Ha fatto il suo show con la console. Scusatemi il suono. Ho lavori vicino allo studio che appunto mi impediscono di fare qualsiasi cosa. Sasha Grey è venuta in Italia, sta facendo un tour visto che adesso si è riciclata anche DJ. E quindi c'è stata una festa, no? Che io peraltro ho seguito tramite Vice, che è fantastico. alcune persone mi hanno detto di essere andate, così, oppure persone hanno detto a persone, insomma, mi sono arrivate dei feedback in merito a questa festa e molti si lamentavano che ma c'erano solo uomini. Cosa vi aspettavate? Era pieno di uomini arrapati che sono andati a vedere Sasha Grey. Cioè, che cosa. What the fuck, uomini? What the fuck? Proprio what the fuck. Accidenti, non si. Sono un po' burdazzi questi commenti perché si aggiornano in modo molto burdazzo. Come niente vicino rompiballe, sono un'ora che fanno casino. Un'ora, cioè, se non tutta la giornata. Fai la foto di Booker con la tipa di Parliamone. Si chiama Fabiana, non si chiama la tipa di Parliamone. C'è anche scritto sotto ogni video il nome, così che non sia difficile. Bene, quindi questo. Magari lo farò prima o poi. Booker mi piace perché non è un personaggio gigante. Io, in quanto nerd longilineo, ho difficoltà a immedesimarmi nei personaggi che sono giganti, no? Quindi Booker invece è un personaggio, un uomo normale, quindi è più facile immedesimarsi in lui. Non è figo. Identificarsi con i personaggi è importante, come quando leggi un libro e ti piace di più perché magari ti identifichi con il personaggio e dici, ma è proprio come me! In realtà lo dicono milioni di persone che hanno letto quel libro. Sto parlando di Voldemort, ovviamente. Ovviamente. Purtroppo, accidenti, non sono per niente soddisfatto della velocità alla quale refresh la pagina dei commenti, quindi ogni tanto ne pescherò qualcosa a caso. Emanuele sta peraltro giocando il primo di Bioshock, giocateli tutti e tre. Guardate, secondo me la storia è in discesa dal primo al terzo, però il gameplay è in salita invece, cioè il terzo è molto più giocabile, molto più divertente. Come mai leggi sempre i commenti nei tuoi video ma raramente rispondi direttamente? Perché se rispondessi anche direttamente a un sacco di commenti non farei nient'altro. Sì, tipo ieri ho notato qualcuno che quando io non riesco a fare Breaking Italy c'è sempre qualcuno che arriva e dice ecco qua la lenta, inesorabile come si dice, disfatta di Breaking Italy, omg. Perché semplicemente non si rende conto di quanto difficoltoso sia,
fare un video al giorno montato così, con delle ricerche dietro, cioè cercando di non dire mincate, di non dire troppe. Quindi, cioè, già il fatto che debba fare tutto questo mi rende difficoltoso anche leggerli tutti i commenti, pure li leggo tutti, tutti quanti, magari non li leggo il giorno dopo, alle volte capita che non li legga, però li leggo qualche giorno dopo, insomma, li leggo sempre, specie in quelli più le puntate più piccantine. Ok. Tra l'altro dovete sapere che mio fratello non sa evidentemente che sto facendo la live ed è su Skype. Io vedo le cose di Skype perché stavamo parlando della trama di Bioshock prima. Quindi vedo tutte le ipotesi. Secondo me Bioshock è uno di quei giochi che ti lascia pensarci dopo che l'hai finito. Vedo tutte le ipotesi che mi sta scrivendo. Ma magari è così. Ma magari è cos'è. Il che è fantastico. Che fino a fatto il canale del gameplay si riaggancia, appunto, capirai sicuramente Gnario. Stanno abbattendo delle cose al fatto che non ho mai il tempo. Ho delle cose da registrare, qualcosa che vi piacerà un sacco, ma vi assicuro che un sacco, non tanto per il video, ma quello per quello che il video conterrà. Ma non so come lasciarvi qui un attimo, vabbè, aspetto ancora un attimo. Ma non ho mai il tempo, non ho mai il tempo di fare niente. Pensate che l'altro giorno ho calcolato che io, compreso il... Non che adesso voglia fare il figo, oddio, non ho mai tempo per fare nulla, sono un businessman. Questo è il telefono da businessman. Non ho mai... Devo girare il telefono perché non ho mai cioè al giorno ho calcolato circa 3 ore libere, 3 ore e mezza libere contando pranzo e cena, tutto il resto del tempo impegnato. Quindi questa potrebbe essere una risposta al fatto che non sto più facendo video di gameplay. Quindi sì, richiede del tempo. Quindi figuratevi, cioè, quanto tempo ho preso, che non ho tempo neanche di giocarli i videogiochi, figuriamoci di fare i gameplay. tra poco andrò a chiudere la finestra. Facciamo così, vado adesso a chiudere la finestra. Quindi nel frattempo pensate a qualche domanda intelligente da farvi, così potete anche vedere il braccio fortissimo. Salve, avete fatto i bravi. Vi siete comportati bene? No, niente anarchia nella mia scuola. Niente proprio. Allora. Buona fortuna. No, non ti auguro buona fortuna, ti auguro in bocca al lupo per l'esame di guida che hai lunedì. L'esame di guida è una parte importante dell'esistenza. Te ne accorgerai 10 anni dopo, quando dovrai rinnovare la patente, e dirai: sto diventando vecchissimo! Come è successo a me. Che ho addirittura fatto il video. Oh, sono vecchissimo, così. che lavoro... No, ragazzi, no, che non... YouTube è il mio lavoro. Cioè, io non ho tempo. Cioè, io dedico tutta la mia vita a YouTube. Tutto. Cioè, io mi sveglio... E poi quando mi alzo da qui è generalmente ora di cena o di dormire se non ce l'ho davanti al computer. Quindi questo, vi assicuro che per tutto il tempo che gli dedico, la parte economica non è per nulla così conveniente. Quindi questo. Accidenti, perché adesso è cambiato? Sprechi parte delle 3 ore di tempo libero per fare calcoli di quante ore hai libere?
Sì, in effetti sì. No, l'ho fatto nel weekend, però nel weekend ho più tempo libero. Cioè, nel weekend ormai la domenica, perché il sabato monto parliamo. Quindi. Allora, ci sono commenti assolutamente random, questa è la cosa fantastica. Io l'altro giorno stavo pensando che internet è, lo dicevo prima anche a una mia amica, internet è da una parte un forum nel quale tutte le persone possono discutere, nella quale è possibile tirare fuori il meglio delle persone, le persone discutono, dicono un sacco di cose, dall'altra parte è il mercato del pesce. E queste cose sono fuse assieme, no? È il forum del pesce o il mercato della discussione del pesce. Questo è internet, un posto dove magari c'è qualcuno che dice: "Ehi, ho scoperto come curare questa malattia incurabile." Qualcuno arriva e gli dice: "No! Populista!" Qualcosa di questo tipo. Quindi questo è internet. Noi pensavamo che internet sarebbe stato qualcosa di differente quando è arrivato la generazione dell'internet, quella che ha conosciuto i modem a 56K che facevano i suoni insopportabili, e che io mutavo. Sapete come io mutavo il mio modem? Praticamente io giocavo moltissimo a dei giochi testuali che si chiamavano Mood, di quali scorreva solo del testo, come adesso i commenti, no? Il gioco era così. Era testo, forse è per questo che sono così bravo a leggere i commenti che scorrono. E si giocava così, tu dicevi al personaggio: "Uccidi Goblin, corri nella stanza." E io ci giocavo di continuo, anche di notte, anche se i miei genitori non volevano, perché volevano che io andassi a scuola. E io invece non dormivo, poi a scuola prendevo ovviamente poco, perché giocavo a queste cose. Quindi per non fargli sentire il suono del modem quando mi connettevo, inizialmente ci mettevo sopra il cuscino. Oppure avevo scoperto che potevo attaccarci le cuffiette, perché nel modem c'era l'uscita audio, non so perché, nel caso uno volesse sentir solo nelle cuffie. Quindi attaccavo le cuffie e loro non lo scoprivano. Questo. Mi sto incuriosando perché. Ok, io non so se sentite questi suoni. Sei triste per la storia della LucasArts? Molto, moltissimo. Mi è dispiaciuto tantissimo sapere che chiudono la LucasArts, tanto più perché Disney l'ha comprata per chiuderla, cioè non comprarla. LucasArts, per chi non lo sapesse, è una parte della mia infanzia e di un sacco di altre persone, perché ha creato tutta una serie di giochi, ha inventato l'avventura grafica praticamente. No, non so se l'ha inventata adesso. Qualcuno mi tirerà il collo per questo. Però hanno fatto un sacco di avventure grafiche, tipo Monkey Island, che è più famoso, Day of the Tentacle, Maniac Mansion, Sam & Max, insomma, tutti dei giochi dove tu puntavi e cliccavi, erano delle sorte di puzzle lunghissimi. Ed erano bellissimi. Mi dispiace molto che l'abbiano chiusa. Cioè, non che cambi nulla, perché i giochi in realtà li hanno fatti, quindi i giochi rimangono lì. Però un po' di dispiacere c'è. Però per dire, ha chiuso anche la Black Island, che aveva fatto i primi Fallout, che sono i miei giochi preferiti in assoluto. Però i giochi stanno sempre lì, quindi. Certo, poi li hanno rovinati dopo facendo i Fallout in 3D, che sono delle porcate immense. Però. Sai perché hai modificato il tatuaggio degli occhiali sul polso? Sai perché hai modificato il tatuaggio degli occhiali sul polso? Non so di cosa tu stia parlando. Not to give up. Not to give up. Non ho modificato niente. No, non è mai. No, non è nata dipendente da Disney. LucasArts è di Lucasfilms. E poi Disney ha comprato tutto. E quindi adesso faranno il seguito di Monkey Island. E ci sarà Aladdin come protagonista. Questa è una notizia vera al 100%. Potete andare in giro e dire che ve l'ha detto. Non so. Non io. Purtroppo i commenti sensati si parlano in una marea di stronzate, ma io ormai ho l'occhio velocissimo a schermare le stronzate, quindi sono super, super good in that. E ho conosciuto Fabiana, visto che me lo state chiedendo da tanto. Vediamo. Non lo so, non lo so.
come l'ho conosciuta, tramite un amico comune mi sembra che l'ho conosciuta. Cioè, io e Fabiana ci siamo sempre visti, no? Nel senso, abbiamo sempre frequentato delle compagnie comuni, però, diciamo, bene, la conosco da forse un anno e mezzo. Non, niente di, non, non ho delle storie, posso inventarmi delle storie eroiche nelle quali salvo Fabiana da un castello. Che la volevo il castello voleva, la voleva uccidere proprio lui fisicamente, no? Così, oddio, questo castello vuole crollarmi addosso! Invece arrivo io e glielo impedisco. Così. Mi intristisce un po' vedere le ragazze che fanno dei commenti stupidi, cioè, ok, cioè, capisco i così tipo ti sei scopato, Fabiana, perché magari avete 3 anni, e quindi, cioè, in quel senso lo capisco, però quando lo scrive una ragazza un po' mi incuriosisce, perché mi immagino quella ragazza messa al suo posto, probabilmente non sarebbe così contenta. Comunque no, non siamo fidanzati, perché come sapete io sono fidanzato con Barbie Xanax e non sono poligamo. Quindi, cioè, peraltro, cioè, vivendo qui con Marta è un casino, perché Marta se ne accorgerebbe. Quindi, no. cioè, come faccio? It's a me shooter. Peraltro potete vedere che ho pochissima acqua, questa me la farò durare forever. Questo è il segreto della tazza infinita, no? Il sip 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 sip, ma il bicchiere della coca, yes, me l'ha dato il McDonald's, credo, dal quale non mangio, non sto più mangiando la McDonald's da almeno mezzo anno, metà anno, sicuramente da quando ho cambiato casa non mangio da McDonald's. Avevo anche iniziato a fare sport, però devo dire che ho tipo smesso da un mese o poco più, perché non ho il tempo. Non hai pensato di ruotare gli ospiti in Parliamone? No, no, Fabiana non è un ospite. Fabiana è il motore di Parliamone, per quanto mi riguarda. È sempre molto più preparata di me sugli argomenti. Ed è probabilmente, cioè lo sarà, immagino, forever. Quindi no. Al massimo ruoterò io, nel senso che fisicamente farò la ruota, rompendomi il collo. E poi tutto comunque verrà messo online, non vi preoccupate. Qualsiasi cosa succede in video io la metto online, non taglio mai niente, specie in Breaking Italy lo vedete che non, cioè, cerco di non tagliare nulla, è proprio un video fluido nel quale non succede niente alle vostre spalle. Madonna. Non solo il mio fegato ringrazia che non mangia McDonald's, tutto il mio corpo ringrazia, tutto il mio corpo. Fare un Breaking Italy sulle staminali e le cure compassionevoli? No, non credo che fare un Breaking Italy sulle staminali, perché non è una notizia, nel senso, se è una notizia la commenterò. Però se voi volete che parliamo di staminali è una cosa, cure compassionevoli è un'altra, però. Se vuoi che parliamo di cure compassionevoli, non so, prova a disquisire il modulo moderatore. Vi piace? Parliamone, come sta andando? Io sono contento. Come inizio mi sembra Optimus. Sono contento che stiate postando un sacco di domande, tutte molto serie peraltro. Mi aspettavo un 50 e 50 di domande, più non stupide, però che chiedessero di cose più easy. Invece sono tutte domande molto hardcore, perché la maggior parte di voi sta. Cioè, io sono molto contento di vedere che questa cosa sta funzionando, che andate lì nel modulo, automoderate le cose. Ho visto che alcuni post sono stati proprio bannati perché considerati inappropriati. È proprio una bella cosa, io sono contento che stia funzionando. Sono contento. Non lo so, come una catapulta, esatto. Però non lo so fare come lo fanno loro. Come una catapulta! Cioè, mettili un pulsante donazioni. No, me l'avete già scritto in tanti di mettere un pulsante di donazioni. Io non voglio un pulsante di donazioni. Non, lo farò nel caso stia morendo di fame, ma non mi piace l'idea di chiedere delle donazioni. Preferisco
Così, con le magliette non ci guadagno niente, vi assicuro che non ho mai messo un euro in tasca da quelle magliette, le faccio giusto per, sono lì giusto per farle, almeno per ora. Quindi non fa niente, sono giovane, ne ho di tempo. Che musica ascolta Fabiana? Non lo so, magari un giorno facciamo un live anche con Fabiana. Io e lei in Hangout, così rispondiamo, oppure io e lei assieme su Vocal, così possiamo rispondere a un sacco di domande in più. Shy High per il finale di Mario? No, perché in realtà un po' l'ho mollato, cioè sono tipo a metà serie. Dovrei finire di guardarmeli tutti. Io devo ancora guardare, pensate, devo ancora guardare la puntata che mi avete consigliato di guardare del testimone di Pif, che peraltro Pif è solo bravo. Io non capisco perché Pif sia così poco considerato in televisione. È bravissimo. Cioè, io stavo guardando l'altro giorno il testimone e non l'avevo mai visto. Cioè, le vecchie puntate non le guardavo mai perché le danno sempre tardi. Quindi non le vedevo mai. Però mi è capitato di vedere le repliche. E Piff è bravissimo, è incredibile. Cioè, il fatto di riuscire con una piccola webcam, sì, non una webcam, quella cazzo di telecamerina che c'ha, a costruire uno show molto sensato su delle cose, a farti vedere delle cose, cioè di costruire dei documentari interessantissimi, secondo me è bravissimo. Davvero bravissimo. Comunque dicevo, quindi nel caso appunto mi farò intervistare da Piff e dirò sei Piff, così distruggendo completamente la mia immagine di uomo dei boschi, forte e temerario. E questa è l'idea che avete di me, giusto? Un uomo dei boschi, forte e temerario. Comunque, stavo guardando Piff, no, non stavo guardando Piff, devo ancora guardare. C'avevo l'intervista che lui ha fatto a Fabri Fibra perché sono interessato al mondo del rap italiano. Siccome ho letto un sacco di cose che mi avete scritto voi, l'altro giorno ho twittato qualche cosa, mi avete subissato di commenti, poi vi siete sbranati tra voi dicendo quello lì non è un vero rapper, quell'altro sì che è un vero rapper. La cosa fantastica è che molti di voi mi hanno consigliato dei rapper che io ascolto, tipo KOS-1, che io ascolto da sempre. Però non sono molto addentro al mondo del rap italiano, vorrei esserci un pochino più dentro, cioè capire un po' come funziona. E se è vero che questa cosa del gangster rap non esiste in Italia, perché qualcuno di voi mi ha anche scritto: ma io non vedo gente che scimmiotta gli americani. Io invece la vedo, quindi però mi informerò prima e poi punterò il mio dito così. Farò questo. Mi sono ricordato perché. Perché stavo guardando un dissing che per chi non fosse all'interno del mondo rap è un bisticcio, è un litigio così con due G, un litigio tra due rapper generalmente che fanno una canzone, no? Dicono quello lì è uno stronzo perché è un vero stronzo, e l'altro gli risponde sei un vero stronzo, cose di questo tipo, con la voce meno acuta e meno bravi di me tendenzialmente, però comunque così. Ho visto un dissing tra il Truce Clan e Frankie Hi Energy. E siccome non so in che modo sono finito dentro questa roba qui, ho iniziato a interessarmi al mondo. Tipo, i Truce Clan fanno questa cosa, no? Hanno questo atteggiamento molto da rapper tipo latinoamericani, no? Con tutte le mosse, il coso, il taglio la gola, queste stronzate qua. No? O i Club Dog, anche i Club Dog lo fanno molto, no? Adesso io per dire, no, io non sono un esperto, quindi, cioè non so niente di quello, vi sto chiedendo a voi. Tipo il Club Dog lo stesso, mi sembra. Qualcuno di voi mi ha anche passato un video nel quale, come si chiama? Guè Pequeno ha le treccine come Snoop Dogg, e quindi a me questo sembra un po' scimmiottare. No?
Non è così. Sto cercando di leggere dei team. Nessuno mi risponde. Non... Ok, nessuno ha delle idee su questa cosa. O magari i commenti mi arrivano dopo. Comunque a me sembra scimmiato. Poi non lo so, magari è bello anche perché è così. Però il... Saverio Tomasi lo conosco, no, vabbè, non è come Pif. Saverio Tomasi ha copiato il, cioè si ispira, non dico che ha copiato perché Saverio è bravo, è molto bravo, io lo seguo anche su Twitter. Comunque si ispira al modo di fare, no? Di Pif, in toto. Però quello lì è proprio un modo di Pif, secondo me. È più un... Pif è incredibilmente carismatico nel suo fare il personaggio. A me, sapete cosa? A me piacciono le persone che riescono ad essere carismatiche come Pif, pur prendendosi in giro. Pif si prende continuamente in giro. E in questo, secondo me, è molto carismatico. Ritornando a prima, comunque. Bla bla bla, dissing, dissing, dissing. No, ma non mi state aprendo la mente, ragazzi. Vabbè, Caparezza, ma a me Caparezza fa cagare, ragazzi. Cioè, non mi piace Caparezza. Non... Io non so come farmelo piacere, non mi piace. Perché poi a me il rap piace come musica. Tipo, io il rap americano ne ascolto. È il rap italiano che non conosco. Quindi. Peraltro. Ah, ok, mi scrivete che bisogna attendere per postare altri messaggi. Comunque, appunto, il punto è. Non ah, sì, ad esempio, qua mi scrivete su Twitter: non scimmiottare gli americani non solo nei gesti, ma anche nel flow e nelle basi. Ma a parte flow e basi, a parte flow e basi, cioè proprio. Io parlavo più del fatto di. Yeah! No, boh, non lo so. Che rapper ascolti? Non lo so. Che rapper ascolto? Exhibit mi piace particolarmente. Busta Rhymes mi piace particolarmente. Oddio, quando uno. Poi non. Queste robe qui. Italiani scimmieggiano, mi fa un sacco ridere. Magari ce ne sono anche bravi. Per dire, Frankie Hi-Energy, ecco, Frankie Hi-Energy secondo me è la perfezione di rap. Perché. Secondo me un artista deve anche saper crescere. Cioè, è improbabile per dire che io fra 20 anni. Fra 20 anni. No, oddio, fra 20 anni avrò troppi anni, avrò quasi 50 anni. Non pensiamo, fra 10 anni. Fra 10 anni. No, non mi piace fare questo discorso. Fra 10 anni avrò quasi 40 anni. Comunque, ipotizziamo, a quando avrò 40 anni, sarà strano che io continui per dire a fare quello che faccio adesso. Magari lo farò, ma lo farò in modo differente. Cioè, ci sarà una crescita. Già in quest'anno io ho avuto una crescita. Un cambiamento perché si matura e si migliora, no? La musica è la stessa cosa, uno piano piano migliora la propria musica perché il suo pubblico in teoria cresce con lui, no? Cioè voi per dire crescerete con me, a parte se, non so se c'è qualcuno di voi che è molto vecchio e quindi morirà quando io invece crescerò, ma per dire la maggior parte di voi crescerà con me, quindi è probabile che un giorno mi guarderete, saremo entrambi dei vecchi e io probabilmente avrò cambiato lavoro e sarò un vigile urbano. Non so che cazzo sto dicendo. Ma il punto è, un artista o chiunque faccia qualche cosa deve crescere nella sua professione. Quindi, per dire, Frankie Hi-Energy, secondo me, è cresciuto nella sua professione, perché ha continuato a fare rap, che adesso è un paio d'anni che non fa più CD. Però ha continuato a fare rap, però piano piano le sue tematiche sono migliorate. A parte che sono sempre state molto impegnate. Però piano piano è migliorato e ha continuato a parlare di cose sempre più adulte. Secondo me qualcuno, se si arriva a 50 anni a parlare di, non lo so, macchine, puttane, fast money, cioè easy money, non so, che problema c'hai? Cioè, boh, non lo so. No, non è così. Il tuo canale è molto simile a quello di Phil De Franco, sbaglio? Sì, è molto simile, certo, assolutamente. Assolutamente, io sono orgoglioso di essermi ispirato a un sacco di persone, solo che in realtà la persona alla quale io mi sono ispirato di più all'inizio non la conosce nessuno. Philip DeFranco, per dire, è un famoso rapper,
Che cazzo sto dicendo? È uno youtuber famoso negli Stati Uniti. Ma ce n'è un altro, ce ne sono tanti di quelli mi sono ispirato, tipo Wheezy Waider, tipo Mitchell Davis. Non so se c'è qualcuno di voi che segue YouTube USA, mi fa piacere sentire questi nomi. Mitchell Davis io lo adoro, ad esempio, bravissimo. Community Channel, Natalie di Community Channel, l'adoro. Però la persona alla quale io mi sono ispirato di più e alla quale continuo a ispirarmi di più credo sia Z Frank. Io lo adoro. Adoro Z Frank, è una persona, non lo so, un'altra persona molto carismatica che si sa prendere in giro, è una cosa bellissima. E lo trovo anche molto affascinante, no? Di una donna, per dire, il fatto di sapersi prendere in giro e rimanere carismatico allo stesso tempo. Boh, non so, lo trovo affascinante. Ma tu sei più ficuo. Grazie, grazie Laura. Anche se tra noi ci sono state molte, c'è stato molto dissing ultimamente, perché a me non piace il rap, a te piace il rap, differiamo moltissimo in politica, perché io leggo i tuoi tweet e lo vedo che differiamo. Non... Siamo diversi. No, Californication non mi piace, ragazzi. Non so se ti deluderò moltissimo. Ti deluderò tantissimo. Ti deluderò moltissimo. Perché tutti si deludono continuamente. Oddio. Un'altra cosa che prima o poi tratterò con voi, perché voglio leggere proprio i vostri commenti, ne farò un vlog sicuramente. È il fatto che rispetto a quello che mi stavate dicendo, che stavamo dicendo prima, il fatto che c'è gente che dice cose sensate e poi gente che blabbera fefinerie proprio a pallettone. Potete scrivercelo, blabbera fefinerie a pallettone, scrivetemelo proprio sulla tomba. Fatto che su internet, ad esempio, è fantastico il fatto che io sono sempre stato un grande sostenitore di internet, no? Della democrazia diretta, io adoro queste cose, la partecipazione dei cittadini, yeah, partecipiamo! Però poi mi sono reso conto che buona parte della partecipazione della gente è random. E quindi spesso una cosa intelligente si perde in un milione di minchiate. È come quando qualcuno arriva e dice: ehi, vi è piaciuto questa cosa in Call of Duty, e poi arrivano le persone che litigano su Modern Warfare e Call of Duty e litigano per sempre, no? Come dire, ma c'era il rigore della Lazio? E la Lazio è una merda, viva la Roma, Lazio Roma, vaffanculo, rubate sempre, no? Lo stesso tipo di discorso. Non mi ricordo perché vi stavo dicendo questo, però ho letto un commento che poi è andato giù e mi sono dimenticato. E mi sono dimenticato. Sì, vi stavo dicendo il fatto, ad esempio, che adesso stessi parlando di rap, eccetera, e quindi molti di voi non saranno d'accordo. Ascoltati questo, ascoltati quello. È il fatto che su internet apparentemente è diventato, non so quando, il fatto di non essere d'accordo con qualcuno è diventato disinformazione. Per dire, io adesso posso dirti: ehi, che ne so, ehi Laura, che mi chiede se sono fidanzato. Ehi Laura, io non lo so, preferisco il pane integrale, ok? E allora mi dice: sei disinformato perché il pane, che ne so, il pane normale è più buono del pane integrale, il pane integrale fa male. E io lo cerco e vedo: boh, non mi sembra che faccia male il pane integrale, mi informo e dico: no, io continuo a preferire il pane integrale. Sono disinformato perché su internet non esiste il divergente, cioè le idee divergenti non possono esistere. Chi non è d'accordo con te o è disinformato o è in malafede o è pagato. Questa cosa la sto notando in tutti i campi. Ogni volta che si parla di qualcosa sto notando che c'è questo particolare. Nella musica, nell'arte, nella politica, nei videogiochi, nel calcio, nel tutto, in ogni cosa. Quindi questo. Ho finito l'acqua. Sono fidanzato con una YouTuber comunque.
Si chiama Marta, da Big Xanax. Manta. Come fosse Antani, con scappellamento a destra. Quindi, Giantaglia, bisogna take it easy, no? Life. Take life easy. Non cercate di prevaricarvi sempre gli uni sugli altri. Che poi non tutti lo fanno, perché in realtà molti comunque, io parlo dei commenti di Breaking Italy, continuano ad esserci un sacco di cose, cioè di discussioni interessanti, che poi si dà sempre più attenzione a chi urla moltissimo. Cosa è successo con Fanpage? Niente, ragazzi, perché non pensavo che il fatto che, cioè, è finito lo sponsor, semplicemente avevo un contratto di sponsorship, è finito, non l'abbiamo rinnovato, quindi mo c'è, quindi non c'è più. Non è niente di, cioè, c'è stato anche un periodo precedente a Breaking Italy senza Fanpage, continuerà ad esserci, per dire, non succede niente. Non succede nulla. No, non mi riferivo all'ultimo breaking. Prima il discorso non mi riferivo all'ultimo coso dell'adozione dei gay. Io parlavo in generale, non era un discorso riferito a Breaking Italy. Proprio al fatto di fece cioè, molti, se non, quando uno non è d'accordo, allora sei disinformato. Che può anche capitare perché c'è tanta disinformazione su internet, tantissima. Però c'è anche tanta arroganza. Tanta arroganza. Valerio odia i film di Harry Potter? Sì, li dovresti, sì, dovresti vergognarti, Valerio, per il fatto che odi i film di Harry Potter. Sono belli, a me piacciono un sacco. Sono belli, no, non sono bimbo minchiosi. I primi sono un pochino più bambineschi. Poi secondo me la storia un pochino si è evoluta. Non è, oddio, non è Game of Thrones, non è, boh, Breaking Bad, non è. Cito sempre queste due serie. Ho peraltro iniziato a guardare, cioè iniziato a guardare, ho visto le prime due puntate. Non per mia scelta, però non ho ancora deciso se mi piace o no. Di una nuova serie che si chiama Da Vinci's Demons e parla di Leonardo da Vinci, che però è lievemente romanzata. Infatti, la prima domanda che ho fatto è: questa serie l'hanno fatta gli americani? E la risposta è stata sì. E quindi si vede appunto che l'hanno fatta gli americani perché Leonardo da Vinci è innanzitutto un tipo fighissimo. Questo fiorentino che non ha la faccia da fiorentino, ma la faccia da americano. Super figo con la barbetta, che fuma oppio, che ha le visioni, cioè aggancia tutte le donne del mondo, insomma. Molto così, molto passerello. Si vede anche che è una serie americana perché non riescono a pronunciare i nomi e quindi i medici diventano medici, eccetera, eccetera. Oppure il Biscione di Milano diventa il Biscioni, queste robe qui. Quindi dategli un'occhiata, credo siano uscite le prime due puntate, almeno sono quelle che ho visto. Fatemi sapere cosa ne pensate. È un po' fantasy, eh? Non ti rammarica il fatto che Breaking Italy con più visualizzazioni sia quello del porno di Sara Tomasi? No. No, perché in realtà io ho più strumenti di voi per vedere quante di quelle persone hanno poi guardato Breaking Italy ed è nessuno. Io credo che ammiro le persone che vogliono cambiare il mondo, ma nelle parti nelle quali il mondo può essere cambiato. Ci sono alcune cose che non cambiano. Tipo il fatto che tutto l'universo giri attorno al sesso e l'idea di procreare, perché noi viviamo per continuare a vivere tendenzialmente, cioè questo è il nostro, secondo me, il nostro obiettivo sulla Terra, è procreare, come tutti gli altri animali, procreare, questo è quello che abbiamo in testa. E quindi da lì non si scappa. Cioè io posso fare, se faccio un video la cosa più importante del mondo, lo guardano molte meno persone che se ne fa uno Sara Tomasi mentre, non lo so, balla in bikini. Perché è così che funziona. Tra l'altro io dopo un po'
Pensate, cioè, a quanto per me è stato controproducente. Io a un certo punto, quando la storia di Sara Tomasi è iniziata a venire fuori meglio, nel senso, inizialmente Sara Tomasi la guardavo e dicevo, boh, questa qui è deficiente. Poi piano piano ho iniziato a provare pena per Sara Tomasi e ho smesso di parlarne, quindi ho anche smesso di metterla in copertina, quindi appunto ho anche smesso di avere tutte quelle visualizzazioni. Che poi inutili, vi assicuro inutili. Sono visualizzazioni fini a loro stesse. Molti pensano di fare il botto con quelle che. No, ci metto Sara Tomasi e faccio il botto. Invece no, perché la gente apre, vede la mia faccia chiude. Quindi, fine. Però niente, so che cioè, funziona così. Non mi importa, nel senso. Inoltre, credo di essere abbastanza. Ci vuole anche un pochino di. Sono abbastanza sicuro di me stesso, no? Da poter parlare di cose molto serie e infilarci sempre a delle cose che non c'entrano niente in mezzo, anche volutamente fastidiose, perché credo che la cosa non sminuisca quello che sto dicendo. Non ho questo timore del. No. Oddio, ha detto tette mentre parlava del debito pubblico. No. Si può fare, è quello che farei con un amico, quindi lo faccio anche con voi. Fanno il fumigiarrone. No, non lo guardo Walking Dead, non l'ho mai visto. Troppe serie, troppe dovrei inseguirlo. Non lo so. Proprio. Sapete quando siete. Ci sono delle cose che quando cioè, quando c'è la sovraesposizione a un certo tipo di cosa, non lo so, automaticamente viene proprio il tedio. Ci sono un sacco di cose che per sovraesposizione mi hanno tediato. Quindi che inizialmente mi interessavano, poi alla fine, siccome tutti ne parlavano in modo costante, mi hanno rotto i coglioni. Quindi, quindi questo. Ah, cioè, cosa ne pensi del Tube Day? L'ho visto correre, non so neanche cosa sia il Tube Day. Scrivetemelo nei commenti, in tanti, perché ho paura che la cosa mi scrolli e non riuscirò a vedere. Dici cosa farai domani? Ok, nel frattempo ti dico cosa farò domani, tipo agenda. Mi sveglierò, pulirò pipì e cacca di cane che ancora ogni tanto fallisce nell'utilizzare la lettiera, quindi ogni tanto me la trovo in giro, specie perché adesso ho spostato la sua zona da un'altra parte, quindi è confusa. Quindi mi sveglierò, pulirò pipì e cacca di cane, farò le mie fefinerie, tipo farmi la barba e queste cose qui, perché ci credete o no, non mi sveglio già così. Mi metterò appunto, vi dico, vedete, questo rossetto viola che ho venduto anche queste occhiaie. È tutto trucco, in realtà io sono. Sono. Non lo so. Farò questo, dopodiché farò la rassegna stampa, dopodiché farò colazione. Mentre faccio la rassegna stampa, dopodiché inizierò a girare Breaking Italy, registrerò Breaking Italy, inizierò a montare Breaking Italy mentre pranzo, finirò di montare Breaking Italy, pubblicherò Breaking Italy. Dopo aver pubblicato Breaking Italy, leggerò le mail, risponderò alle mail, leggerò i commenti, farò un sacco di altre cose relative ad altre cose misteriose che faccio, tipo dipingere, tipo altre cose. Poi vedrò che ore sono, se ci sarà del tempo. Domani che giorno è? Mercoledì. Niente, probabilmente giocherò col cane e poi dormirò. Questo è più o meno no? Il flow di lavoro che ho. Roberto, il Tube Day se ne parla merito nel tuo video? Ok, niente, non ho capito cos'è il Tube Day però. Vabbè, immagino che sia qualcosa di relativo a YouTube. Tipo un raduno? Tube Day. Mi sembra abbastanza easy arrivarci.
Ecco, infatti state parlando di raduni. Non lo so. Il fatto del tube dane parla Marta in un suo video con un'ottima descrizione. Ah, non lo so, magari mi sono perso il video di Marta. Io sono molto lento a vedere i video. Io tipo arrivo molto lento su tutto perché non ho mai tempo di fare un cazzo. Quindi questo. E cerca su Google. Mamma non c'ho tempo, motherfucker. Quindi. Ah, sì, ho capito qual è. Ci sono arrivato perché non lo so. Forse, no, però, no, Marta, io non ho visto video di Marta in merito. Comunque, qualcuno me lo deve aver linkato. Ah, qualcuno mi ha scritto, manchi solo tu, shooter, adesso mi ricordo, su Twitter. Un evento 10 euro. Ho visto che qualcun altro si lamentava, non mi ricordo. Comunque, sì, cosa ne penso? Boh, cosa devo pensare? Cioè, è un evento in una discoteca, si paga per entrare, ok. Non, per il fatto che si paga, dite, cioè se sia giusto o sbagliato, c'è una polemica, immagino, in merito a questa cosa. Non lo so, ma immagino che ci sia una polemica in merito a questo. Ci sono le polemiche su tutto. Boh, non è che ci trovi niente di male, cioè, magari la questa discoteca offre qualche servizio. C'è già il fatto che la discoteca va, non lo so, affittata, non lo so. Ah, è che si tratta di un evento a pagamento. Vabbè, sono 10 euro, cioè. So che per molti 10 euro, magari, cioè, sono 10 euro, in effetti non è pochissimo. Però, boh, magari ti danno da bere, non lo so. Non avendo. Cioè, la verità è che non me ne frega un cazzo, tendenzialmente. Non me ne frega niente, cioè, ognuno faccia come gli pare. Non me ne può fregare di meno. Sinceramente, io non sono un tipo da polemica, non ci trovo neanche niente di particolarmente scandaloso. Se è scandaloso non ci va, cioè. Boh. Io non lo so se spenderei 10 euro per vedere, non lo so. Boh. 10 euro! No, ok, nessuno. Qualcuno stava commentando questa cosa. Non lo so, vorrei costruire qualche cosa di più. Ah, ecco, c'è Giacomino. Marta ha anche detto che tutti quelli che stavano lì non sanno fare nulla. Ma io non lo so chi c'è, però non ditemelo chi c'è, perché poi io non voglio. Cioè, non è che non voglio parlare male degli altri, è che proprio non mi interessa. Cioè, sono YouTubers, no? Ora, io magari c'è qualcuno che davvero apprezzo, non lo so. Però non mi interessa. Io su YouTube ho delle persone che mi piacciono. YouTube è. C'è stato tutto il putiferio, no? Abbiamo anche parlato su Sequenza 002 con Giacomo, di YouTube e Riccardo, che erano stati così gentili da ospitarmi. Avevo detto la community YouTube è una cosa X, cioè non è che tutti gli YouTuber devono essere amici. Boh, ci sono persone che piacciono di più, persone che piacciono di meno. Magari persone che non piacciono e poi dopo le si conosce e piacciono, il contrario. Cioè, siamo persone che condividono uno strumento, non è che siamo migliori amici. Quindi, insomma, ognuno faccia il cazzo che vuole. Chi se ne frega, ragazzi? Non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo. No, non ho visto video che parlano di me, ragazzi. Non lo so. Forse sì. No, non lo so. No, non rispondere a questa domanda perché non voglio fare figure di merda. Vedete, ad esempio, Giacomo spende 60 euro per venire. Pensate, ad esempio, a chi viene qui pagando sì, un biglietto, tipo Giacomo, tipo Eleni, tipo Riccardo, per il raduno che ci sarà. Ormai tra quanto? Con 2 settimane? 2 o 3 settimane? Sarà bello. La Sardegna alla fine non c'è, c'era poca gente perché c'erano solo i sardi più loro che sono completamente pazzi e vengono in Sardegna per un raduno. Peraltro Riccardo che viene dall'Inghilterra in Sardegna a fare un raduno è ancora più fantastico. Relativamente a questo penso che ci saranno dei raduni in futuro in Italy,
Però non so quando. Quindi, boh. Però sarà bello, sono contento che ci sarei raduno. Sono molto contento. Ci potremmo dire le cose, ci potremmo leccare nelle narici. Specie a Giacomo. Giacomo gli piace un sacco se lo leccate nelle narici. Cioè, ve lo dico, se ci siete, vedete Giacomo. Proprio lingue così. Così. Ci farete un GIF con questa cosa. La tua fidanzata ha aperto la polemica. No, vabbè, ma se l'ha fatto Marta, cioè io comunque la devo supportare in quanto. Ma hai fatto una polemica su questa cosa? Perché? C'è lui. Ah, ho capito. Vabbè, è chiaro che se c'è lui. No, no, sì, sono ancora in live. Ah? Comunque, io non pagherei per vedere YouTuber, sono solo persone. Boh, cioè, davvero vogliamo parlare di sta cosa? Io per vedere certe persone pagherei. Boh. Ma anche cioè, prendere l'aereo e andrei, potendo farlo, avendo il tempo, i soldi di farlo, farei. Cioè non ho problemi, nel senso, chiaro che se devo mettere i soldi in tasca allo YouTuber non lo faccio, non è che lui mi sta dicendo X. È come quando, ad esempio, ci sono spesso le polemiche, quando qualcuno vende qualche cosa con la sua firma sopra, no? Tipo, mi ricordo un periodo, c'era stato uno YouTuber americano che aveva venduto degli oggetti. Ora non mi ricordo che cazzo fossero, perché vi parlo di quasi 3 anni fa, credo, con delle firme sopra, forse era Charlie, comunque non mi ricordo, comunque aveva detto, questo ve lo vendo a X, no? Tipo dei poster o delle magliette, però se lo volete firmato, ve lo vendo a Y, ve lo vendo tipo a $10 in più. E molti avevano fatto un casino su questa cosa, perché avevano detto, ma pensi che la tua firma valga $10? Innanzitutto molte persone avevano preferito comprare questo oggetto, che non mi ricordo se era una maglietta, un pallone, allora non mi ricordo, a $10 in più con la sua firma, e lui si era scusato dicendo no, non penso che la mia firma valga $10, solo che firmare centinaia di questi oggetti mi prenderà del tempo. E quindi per limitare il numero, cioè, cerco di sistemarmi in questa situazione. Io non l'ho trovato uno scandalo, tipo, oddio, boh. Cioè, sono €10 di ingresso in una discoteca, cioè non me ne frega nulla. Nulla proprio. Non devo ricominciare. Certo che devi guardare Game of Thrones. Vado un attimo, fate di nuovo i bravi, vado un attimo dal preside. Valerio Coher, sei il capoclasse, quindi controlla che nessuno faccia casino mentre io mi riempio il bicchiere d'acqua. Da bravi. Allora, Valerio, com'è andata? Oddio, i commenti mi stanno scrollando velocissimi, non so cosa stia succedendo. No, comunque YouTube è pessima, cioè è pessimo lo streaming. La qualità di streaming è molto buona, però il sistema di commenti è una merda, è davvero una merda. Ma perché devono essere così complessi? Ok, voglio scendere un po' perché voglio leggere. Fanculo. Charlie non è americano, he's British. Giusto, giusto, Diana. Si parla di 200 euro per 10 minuti, ma un raduno spaga 10 euro, mi sembra una cosa fattibile. Sì, anche a me. Comunque, stavamo parlando di quello lì, però boh, io vorrei parlare di qualcosa di più interessante perché, cioè, davvero, chi cazzo se ne frega? Chi se ne frega? Quindi, dai, ditemi di che cosa parliamo delle cose. Abbiamo ancora una mezz'oretta, poi.
me ne vado. Vi abbandono, a meno che non mi diate 10 euro. Se mi date 10 euro, l'uno ogni 10 minuti, poi smetto di lavorare per un anno. Quindi questo. Ah, che tedio che devo aspettare che... Peraltro io ho messo i commenti grandi, però... Pisello, bene. Io non capisco le persone che chiedono baci e abbracci, perché ci vogliamo del bene, solo che io non è che posso mandare baci e abbracci a tutti. Poi sono costantemente coccolino, con voi vi faccio continuamente... Cosa ne pensi di Renzi? Vuoi davvero che ti parli di... Io rispetto molto Renzi. Recentemente sono stato... Mi siete saltati la gola perché l'ho criticato. Perché, ripeto, per molti criticare qualcuno, cioè, è inconcepibile. Una volta che tu scegli il tuo leader, quello è incriticabile. Renzi è sicuramente una delle persone che io apprezzo di più nel panorama politico italiano, in assoluto. Una delle persone che proprio sta nella mia top 200, giusto per non esagerare. Ma no, comunque, seriamente, io l'ho apprezzato tanto. L'ho criticato anche tanto. Perché credo di essere abbastanza critico nel criticare la gente, quindi però no, trovo, boh, mi piace il modo che ha di fare, mi piace il fatto che mi sembra una persona che ha una vision, no? Qualcosa che vuole fare. Mi piace, non mi piacciono alcune sue posizioni politiche, però diciamo che non volendo entrare molto nel discorso. A tutto tondo è una persona che mi piace molto, ha un'idea nuova di sinistra che non è legata alle vecchie, no, ai vecchi retaggi, cioè, mette in discussione delle cose tipicamente di sinistra, insomma. Renzi è una persona che mi piace molto, in modo sessuale. Se volete potete tagliare questo pezzettino e mandarglielo su Twitter, tanto lui legge tutto. Quindi questo. Poi ci sono delle polemiche, no? Ah, perché Renzi è come Berlusconi! No! Io penso che Renzi l'altro giorno ha detto una cosa molto interessante, perché l'hanno accusato di essere molto... molto... ma non mi viene la parola. Molto ambizioso. Ma essere ambiziosi è una cosa positiva. Io ho apprezzato il fatto che lui abbia detto sì, io sono una persona ambiziosa, ho delle ambizioni. Ed è normale, anche io mi sento una persona ambiziosa, io Alessandro sono una persona ambiziosa. E con questo non significa che però che sia uno stronzo. Oddio, magari poi Renzi è uno stronzo, io non lo so. Io non sono uno stronzo, credo, forse. Forse sì. Però non credo di esserlo. Cioè, nonostante sono ambizioso, ho delle ambizioni, voglio creare qualcosa. Cioè, se no non avrei nemmeno fatto Breaking Italy, mi sarei tenuto il lavoro che avevo e ciao. Proprio così. E cese vede, capito? Dai, aggiornati pagina. Non si aggiorna più. Volevo. Si sente il rumore di te che pisci, ma mica stavo pisciando. Sì, Vocle è meglio, lo so. Vocle è meglio. Fai entrare Marta nel live, almeno a salutare. No, non sto facendo altro, non vuole. E se io. Ok. Twitch TV. No, ma qui è più facile perché è tutto. Io Google non la capisco. Ah, Google ha in mano internet, no? Cioè, la maggior parte delle ricerche. Scusate, questo è un bruttino. La maggior parte delle ricerche avviene tramite Google. Ha YouTube, che è la piattaforma video più utilizzata al mondo. Quindi, cioè, potrebbe integrare tutto in se stessa. E invece fa dei prodotti che spesso sono molto deludenti. Google Plus per me è un prodotto molto deludente, a me non piace. Mi piaceva tanto all'inizio, ma poi non mi piace più. Come mi piace tutto, mi piacciono tutte le cose all'inizio, poi non mi piacciono più. Ma tipo anche questo, cioè perché non scrollano bene le cose? Cioè, Google, cioè siete una delle più grandi compagnie del pianeta. Fate le cose bene. I'm talking to you, Google. Anche la grafica di YouTube, no, la grafica di YouTube no, non è vero, la grafica di YouTube mi piace, I like it. A me piacciono le novità. Quindi questo.
Dov'è Nera? Nera sta dormendo lì in fondo, su un suo tappetino. Alcune di queste domande me le dovreste fare su Parliamone. In che modo ci sono altri modi per supportare uno YouTuber? Ah, guarda i suoi video, credo che condividi, credo che sia il modo migliore per supportare lo YouTuber. Alla fine, lo YouTuber quello che vuole è che i suoi video vengano visti da più persone possibile, quello che vogliono tutti gli YouTuber. Quindi condividi i suoi video, condividete i miei video, condividete solo i miei video. Fa fanculo, capito? Con la F, gli altri YouTuber, eh? Fa fanculo a voi. E cose di questo tipo. So che molti non colgono l'ironia, quindi. I wanna see your peacock. I wanna take you to a gay bar. I wanna take you to a gay bar. Gay bar. Gay bar. Dun 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 dun. Non so cosa. Non so, di cosa stiamo parlando? Mi fate delle domande alle volte. Cosa ne pensi della riserva aurea italiana? Bene! L'oro è bello! L'oro è un metallo prezioso! Non so, cosa dovevi rispondere? Cosa ne pensi? Vai Italia, tu e la tua riserva aurea sì che. Cosa ne pensi delle cose? Esatto, penso che siano belle! Chi è il tuo personaggio preferito in Game of Thrones? Non lo so. Allora, mettiamola così. Non mi piacciono i Lannister. Nessuno di loro. Forse salvo un pochino. Come si chiama? Tyrion. Forse, però non mi piacciono i Lannister. Allora, quelli che mi piacciono di più sono. Oddio, io non mi ricordo i nomi dei personaggi, sono una merda. Come si chiama? The Master of Whispers, il ragno, no? Il l'eunuco, come il tizio castrato. Quello in The Small Council. Quello lì mi piace molto. Come si chiama? Boh, non mi ricordo come si chiama, ragazzi. Quello lì. Purtroppo, scusate, me lo state scrivendo nei commenti, ma io lo vedrò fra mezz'ora, perché questo sistema è davvero stupido. Quello lì mi piace tanto. Però mi piace anche tanto Jon Snow, moltissimo, proprio molto. Perché mi piacciono i personaggi che hanno un obiettivo e che è un obiettivo onorevole. Non mi piace molto, cioè, anche Rob, per dire, vinco la guerra per vendicare mio padre. Quindi, obiettivo. Non lo so, però che è un obiettivo onorevole, capito? Perché poi la bellezza di Game of Thrones, secondo me, è che tutti i personaggi hanno un senso. A Varys, grazie Giacomo. Tutti i personaggi hanno un senso. Tipo, ognuno di loro è mosso da un sentimento umano, no? C'è il tizio, quello che è innamorato della sorella e quindi agisce per quello. Quell'altro, la sorella che vuole salvare il figlio, la madre che vuole tutelare i propri figli, la vendetta, cioè sono tutti sentimenti umani. Il cercare di, come si chiama il tizio, il Greyjoy, cercare di. Far contento proprio padre, cioè sono tutti sentimenti sensati e poi sono esseri umani che fanno delle scelte, quindi per quello è molto bello. Però sì, loro due sono i miei, non un terzo. Come terzo, ah sì, il tizio, adesso non so neanche come si chiama quello, quel tizio che lo chiamano Lord delle Cipolle, come cazzo si chiama? Quello che segue Stannis, no? Che è al servizio di Stannis. Quello lì è un figo, anche Stannis è figo. Non lo so, sono tanti personaggi che mi piacciono. Posso dirvi quelli che non mi piacciono, che sono Sansa, la bambina pallosa, perché Sansa è pallosa in culo, proprio super pallosa, ma non pallosa quanto la madre, noiosissima, la signora dei dolori. Quelle non mi piacciono. Quelli personaggi. E poi odio Littlefinger. Littlefinger è un bastardo, lo odio moltissimo.
Lo odio con tutto me stesso. Eh no, non mi è arrivata Uia. Ho visto scrollare, non ti è arrivata Uia. Ancora no, però potrebbe essermi arrivata. Siccome ho della roba in giacenza alle poste, da tipo una settimana, potrebbe essermi arrivata, io ancora non lo so. Siccome non ho tempo di andare a prenderla, boh, forse ci andrò nel weekend. Vediamo se mi è arrivata. No, Khaleesi è un personaggio del cazzo. Khaleesi è bella perché è bella l'attrice, anche se non è per niente la più bella. È buona, quindi è figa perché è buona, però boh, non è un personaggio così interessante alla fine. Quindi questo. Perché nella sigla iniziale togli un pezzo di Sicilia, Sardegna e Friuli? E beh, è ovvio, perché la Sicilia, la Sardegna e il Friuli sono le prime regioni che prima dell'unità d'Italia nel 1997 furono controllate dalla corona tedesca, no? Cioè il re tedesco. Sto aspettando di vedere quanti adesso mi dicono: ma l'unità d'Italia non è stata del 97. Lo so che qualcuno adesso mi dirà questa cosa. Non c'è una ragione, sono tre pezzi a caso della nota. No, due pezzi a caso in realtà, la Sardegna l'ho voluta far esplodere apposta. Perché sono sardo. E quindi la scoppio la Sardegna, capito? Questo. Segui Scott Tex TV? Sì, certo che lo seguo, bravissimo. Come si chiama? Sio. Sì, lo seguo, bravissimo. E poi non scordiamoci che il Molise non esiste, esatto, come Ratman ci insegna. E nemmeno le Marche, perché in Breaking Italy passato ho cancellato anche le Marche, quindi anche, cioè, mi sento di portare ad Ortolani, che è la persona che disegna Ratman, questa mozione, anche le Marche non esistono. Quindi questo. Sì, questo video poi sarà live sul channel, così le persone che arriveranno stanotte e diranno: vediamoci Breaking Italy. Non lo troveranno, troveranno questo live e faranno: no, che merda! Una roba così. Ti sei pentito del tuo voto? No, non mi sono pentito del mio voto. Però non sapete chi ho votato. Però no, non mi sono pentito. Perché ho votato bene. Però sono molto deluso da tutti i partiti. Molto, molto, molto. Da tutti, anche dal Movimento 5 Stelle, perché so che molti si tirano fuori. Ha visto che il Movimento 5 Stelle aveva ragione. No, io sono deluso da tutti. PD, PDL, Movimento 5 Stelle. E anche da Sel in questo momento. Anche Sel mi stava un po' deludendo. Tutta la politica, mi sa. La Lega non la metto neanche dentro, perché la Lega mi sta antipatica. Ma tutti i partiti mi stanno un po' deludendo in questo momento. Perché non sono i partiti che mi deludono, quanto le persone all'interno dei partiti, perché non sono le ideologie che mi deludono, ma sono l'incapacità di fare le cose che mi delude. Questo. Quindi, vrivre, soprattutto. Ma il tatuaggio che è quello che è sul polso, è quello che è anche il protagonista. Sì, sono lo stesso tatuaggio. Sono in entrambi i polsi. Vedi? E credo che presto mi farò un secondo tatuaggio che però verrà da Borderlands. E quando dico presto intendo forse dopo l'estate. Perché non ho alcuna intenzione di stare in estate con la paccia sopra per protenno zero. Quando ricomincerà a far freddino, in autunno arriverà il secondo tatuaggio. Oddio, Jackman, ma perché mai? Da Molisano, sono offeso. Cavallo ubriaco. Ti è mai andato un comics? No, non sono mai andato da nessuna parte. Io non sono mai uscito da questa stanza. Mai e poi mai.
Come mai non dici per chi hai votato? Perché internet non è maturo. Internet non è un posto maturo. Quindi non, molti faticano a capire che io, almeno io faccio un tentativo di essere obiettivo nei confronti di tutti. Quindi voi mi avete sentito criticare aspramente tutti i partiti, nessuno escluso. Credo di averne avute per tutti quanti quando hanno fatto qualcosa che non mi è piaciuto. Però io uno di questi partiti l'ho votato, ovviamente, perché non è che potevo votare, boh, qui, Gnario Foerba. Ho dovuto votare per uno di questi partiti. Ma nel momento nel quale io dico a chi è andata la mia preferenza, automaticamente internet mi cancella, cioè cancella la mia obiettività. Mi dice: tu stai dicendo questo perché hai votato quello. E questo mi tedierebbe moltissimo, perché già vengo accusato di essere fazioso sotto tutti gli aspetti. Cioè addirittura ci sono state persone che hanno ipotizzato che io fossi, che mio padre fosse qualcuno, no? Che quindi è per questo che ho, cioè, Breaking Italy a seguito, boh, che sono sul Fatto Quotidiano, insomma, ci sono state questo tipo di cose. Quindi di essere, appunto, essendo il Fatto Quotidiano, di essere pagato per, no? Cioè, sono tutte le storie così, che poi non avrebbe nemmeno alcun senso tutto questo, perché il Fatto Quotidiano in buona parte è molto pro Movimento 5 Stelle, anche se il Movimento 5 Stelle non se ne è accorto, evidentemente, ma molti dei suoi giornalisti sono molto, almeno a me sembrano molto orientati lì. Però, ad esempio, guardate Travaglio. Travaglio, nel momento nel quale ha detto: io ho votato per il Movimento 5 Stelle, adesso tutti lo accusano di essere assolutamente poco critico nei confronti del movimento perché l'ha votato, no? Quindi è per questo che non, io mi sento molto critico nei confronti del partito che ho votato e anche nei confronti di tutti gli altri, ed è per questo che non saprete mai per chi ho votato. Magari dovrei fare come Mentana. Mentana non vota più da un sacco di tempo, proprio per avere questa la parvenza di assoluta criticità. Però io voglio votare perché votare è importante, quindi voto e poi non vi dico perché ho votato. Per questo, at the gay bar, gay bar, gay bar. Esatto, Giannino. Nessuno ha rifatto la canzone di Giannino con scritto Giannino, ma mi avrebbe fatto un sacco ridere. Django! Ah, mi hai messo quella canzone in testa. Chi è che l'ha scritto? Giannino? No, l'ho perso. Vabbè, comunque mi ha fatto ridere quella cosa di Giannino. Rosa nel pugno? Perché esiste ancora la rosa nel pugno? Non esiste più la rosa nel pugno, esiste ancora. Oddio. Ecco, mi cogliete impreparato in tal senso. Esiste ancora la lista la rosa nel pugno. La Bonino in effetti la rosa nel pugno. Si chiamano così, Radicali la rosa nel pugno. Non lo so, cosa hanno preso? Lo 0,0%. Cioè, non contano. Capitan Bello scrive: Forza Lega! No, no. Mi sta antipatica la Lega. No, cioè, c'è qualcuno della. Mi ricordo un utente tra voi, prima leghista, mi scriveva spessissimo. E parlavamo un sacco. Adesso non lo so se ancora perché credo di avere qualcosa come 3.000 messaggi non letti nella cartella di YouTube. Quindi, giustamente, quando una cosa, come ci insegna Zero Calcare, quando ci sono le bollette da pagare, è meglio non guardarle, fare finta che non esistono, così non esistono. Ecco, stessa cosa faccio io con i messaggi, con i commenti, con i messaggi diretti su YouTube. Cioè, non guardo, così non esistono. Però per la maggior parte la Lega mi sta antipatica, semplicemente. Ma non perché, boh, non abbia, non condivido le sue idee proprio nel modo più. Cioè, io sono un europeista, figuriamoci se mi sta simpatica invece una forza che tenta di staccare un pezzo dell'Italia da un altro. Prima la secessione, non la macroregione, no, io sono. Sono per l'Europa unita, quindi vaffanculo. Quindi vaffanculo. No, io non lo faccio un partito, non c'ho voglia.
Non c'ho voglia. Quanto durerà la live? Boh, sto ancora un quarto d'ora e poi direi che stacco. Forse anche solo 10 minuti. E mezza, dai, facciamo e mezza stacco. Come mai non hai fatto Breaking Italy, ma invece hai fatto questo live? Perché ho registrato col microfono staccato. E quindi questo. No, faccio come i bambini, no? Che a un certo punto iniziano ad addondolarsi e a cantare così. Ah, Madonna, la domanda sul signor Fregacazzi è sempre presente. Beh, neanche Ingroia ne aveva. Perché? Non c'ho voglia, esatto, non c'ho voglia in stile Ingroia. Non c'ho voglia. La voglia. Ma cosa? Red Bull o Monster, ma è così importante. La Monster puzza di piedi. Cioè, la Monster ha questo problema. La vendono in delle tanicozze, nelle pratiche tanicozze da 16.000 litri. Però puzza di piedi. Cioè, ha proprio l'odore dei piedi la Monster. Io non so come potete vedere, cioè, bere succo di piedi. Perché quello è il sapore della Monster. Succo di piedi. Puzzolenti. Invece. La Red Bull è più buona. La Red Bull è proprio. Ha quel saporino che è buonissimo, capito? Invece il resto no. La Monster fa schifo. Contando che comunque io non compro la Red Bull, ma compro quelle. Ma compro quelle al discount. Che. Rido perché mi è arrivato un messaggio su Skype che mi diceva: ma che schifezze stai dicendo? Non lo so, parlavo di Monster. La Monster, secondo me. Sa di quello, in realtà sono stato pagato dalla Red Bull per dire questo. Grazie, ora non la berrò più. Ecco, appunto, sono sicuro che adesso se tu vai e la annusi, sentirai l'odore di piedi e penserai a me. Ma apparirò tipo, no, è presente quando appare tipo il padre di Simba, no? Mufasa, che appare tra le nuvole, Simba! Ecco, stessa cosa, apparirà la mia faccia, che ti dirà, hai sentito la puzza di piedi? Succederà questo, cioè, sappilo. Succederà. Nella Red Bull c'è taurina, ma la taurina è deliziosina. In realtà in tutte queste, credo in tutte quante ci sia la taurina. No? Tipo anche nella Barn. La più buona è la Barn, in realtà, quella della Coca-Cola. Che non mi ha pagato. Oh, per dire queste cose. Quindi. La barba è più buona. Sai, puzzi? No, sono profumato come un bambino piccolo dopo che si è cagato, la madre l'ha pulito. Quindi, profumatino. Quindi questo. Tendenzialmente. Ok, abbiamo 9 minuti. Vediamo di parlare di qualcosa di intelligente. Dici sempre che niente è gratis, ma tu da chi sei pagato? Da voi, tendenzialmente. Io sono pagato dagli inserzionisti che mettono la pubblicità per convincervi a comprare delle cose. Quindi sono pagato da voi, in un certo senso, molto alla lontana, proprio molto alla lontana, molto molto. Però non mi potete licenziare, questa è la bellezza del nostro rapporto, no? Il nostro rapporto si basa su questo. Sul fatto di non potermi licenziare. Non è male. Pensateci. Uccello. Uccello, gabbia, uccello. Non fai un backstage Breaking Italy? Perché io non ho il tempo. Non ho il tempo. Non ho tempo. Se sei pidino e tu lo sai, batti le mani, shy. Hai fatto la rima. Giusto? Lo sai, Shy. Are you a wizard? Are you a rapper? Are you a rapper? Che ne pensi di Crozza? Credo che sia bravissimo. Credo che sia bravissimo. Sei disinformato sulla Monster. Così.
Non lo sai che la Monster uccide i bambini quando la utilizzi per colpirli in modo importante? Oggi non è uscito Breaking Italy, ridami i soldi. No, no, vieni qui e prenditeli. Alla ricchezza, il soldo. Minuti finali, parliamo con Crozza. Gli adblocker possono licenziarti e così quelli mi licenziano. Cosa fai a parte fare video? Lavori? No, sono mantenuto. Mi mantiene una ricca ereditiera che si chiama Lucrezia. Sono alla corte di Ludovico il Bello, quindi mi mantiene lui. Vederti alla sede con Crozza a farci ridere. No, ma io non ci farei niente. Io non sono. Cioè, Crozza è è bravissimo. Fa super. Io non sono così bravo. Proprio, ma neanche lontano. Ma io non sono neanche quel tipo di persona, no, che è capace di mantenere. Crozza è un mostro. Cioè, sa fare delle cose. Cioè, mantenere uno show così, tutto su di lui, tutto sulle imitazioni. Cioè. È un talento allucinante, io non ce l'ho. È proprio un talento che non ho, che pochissimi hanno, per quello lui è così bravo. Cosa ci fai tu lì? Cosa ci fai lì? Ho dovuto allontanare il cane che. L'ho visto diretto verso il tappeto, non ero molto contento di questo. Ovviamente c'è anche la. Non ho visto niente di questo. Fairytale, Supernatural, Vampire Diaries. No, Vampire Diaries non è roba per me. Cioè, mi sembra roba più per. Non lo so, è roba più per. Adesso lo dico e mi offendete. Non lo so, per liceali arrapate. No? O quello è True Blood. Troppi vampiri ultimamente. Cioè, non. Mi sto. Cioè, mi confondo. Mi confondo. Attenzione, chi è che ha fatto quello? Visto, mi è venuta in mente una canzone di un rapper italiano, Marracash. Ti confondi, eh? Bravo. La mia cultura del rap è appena schizzata alle stelle, capito? Quando dico schizzata intendo proprio un'allusione sessuale orrenda. Quindi Rosina mi chiede di scappare insieme, ma appunto dopo questo sicuramente ci ripenserà subito. Ma sono tutti che a te piace Twilight. Non ho mai visto un Twilight. Non me ne frega niente. Da Vinci's Demons, l'ho detto prima, l'ho iniziato a vederlo. Non ho ancora deciso se mi piace o non mi piace. Però non vedo l'ora che ricominci Continuum. Continuum era davvero bello. Ma quant'è che non fai attività sessuale? Non voglio essere maleducata. Non lo so. 30 ore, 48 ore, non lo Sei credente? No, non so perché sei così importante. Poi ti chiami We Love Figa. Cioè, perché We Love Figa mi chiede sei credente con così tanta veemenza? Non capisco la connessione tra il tuo nick e la domanda. Cioè, e poi perché chiedermi. Se sono credente quando la domanda importante è quando? Niente, ho cercato di citare BioShock, però non ci sono riuscito, lasciamo stare. Marrakesh fa schifo? Non lo so, però mi piace la voce. Ha una bella voce Marrakesh. Ha una bella voce bella piena, no? Io non lo potrei fare il rap, perché io mi chiamerei. Spitty sono già stati tutti usati, vero? Spitty. Spitty, non lo so. Non mi viene in mente. Datemi un nome da rapper. Voglio un nome da rapper tipo Big Poppa. Ma no, Big non mi sta bene perché sono Slim. Purtroppo non posso vedere i vostri commenti, li vedrò dopo. Che palle, YouTube. Però Slim credo che mi stia bene. Spitty Slim Jack. Comunque non potrei fare rap perché questa voce è troppo acuta, no? Invece per fare il rap ci vuole la voce più. Non so, avete presente i rapper americani
Il tipico rapper americano che ha la voce molto acuta, tipo Lil Wayne, che sono insopportabili, no? Insopportabili. Nel rap ci vuole una voce bella piena, come quella di Exhibit. Così. No. Quindi, sì. Questo. Comunque, aggiornati che voglio. No, aggiornerò io. No, aggiorno così, faccio prima. Blam! Ma l'hai sentita la tua voce? Ah, cazzo, fai ridere i polli! Dai, ridiamo assieme a Hackeronte 7970, così. E basta adesso perché non fa molto ridere. Parlaci di qualche youtuber italiano. Cosa ne pensi di Yotobi, Dario Moccia, dei fancazzisti anonimi? Quali ha presi di più? A me piace Yotobi, io l'ho sempre detto, a me piace tanto Yotobi. Ha creato un suo stile di video, è sempre stato true a quello stile di video. Boh, quando una persona gli sta antipatica, dice che gli sta antipatica, non lo so, come youtuber io lo apprezzo particolarmente, a me piace. Non lo so, è che mi dite che io cito sempre gli stessi, però io, perché a me piace, mi piacciono sempre quelli. Quindi non so. Uno youtuber che non ho mai citato. No, ma io quelli che mi piacciono tanto tanto li ho citati tutti, no? Quindi, boh. Ah, ecco, Cotto e Frullato. Ho scoperto da poco Cotto e Frullato, è super figo quel canale, mi piace un sacco. Bravissimi, super bravi. Cioè, si vede che dietro c'è della produzione di qualche tipo, specie perché non so neanche come si chiama il ragazzo che fa... Quello gigante che si beve le cose schifose, perché sono delle cose schifose, ammettiamolo. Però lui è molto bravo, sembra proprio del mestiere. Quindi, ecco, mi piace. Ecco un altro canale che non conoscevo e che ora conosco. I like that. Very, very much. Quindi, conosci Roberto Bonetti? Roberto Bonetti è quello che fa i manga, giusto? Quello che disegna i manga. Quindi, sì, conosco. Guardo, mi piacciono i manga, quindi... Ah, è vero che Giacomo mi scrive bravo perché ho visto le foto tue e di Valeria che indossate la maglietta, fantastico. Peraltro Valeria ha delle braccia che io invidio, delle braccia che io invidio, quindi diglielo. Perché? What? Aspetta. Buongiorno di nuovo. Oh, sono le 30, devo andare. A volte i vostri commenti mi fanno un sacco ridere, però non posso, non posso sapere quali sono. Per dei magheggi di palazzo. Ah, fa il doppiatore professionista, ecco perché è bravissimo. Quel ragazzo che non so come si chiama. Maurizio Merluzzo? Ok. Andrea Conda ne ho parlato sempre, ma Andrea è bravissimo. Andrea sarà anche Raduno. Andrea è un mostro. Cioè, Andrea Alessandro, molto più bravo. Non voglio ogni volta dire sono bravissimi, perché mi tedio a dire sempre questa cosa. Quindi niente, è tutto qui. Dai, cerco di rispondere all'ultima domanda velocissima e poi chiudo. Così, con la voce velocissima così. Ok, questa domanda è fantastica. Cosa ne pensi? Cita Eleni. Quello sì che è un canale che vale. Ma Eleni come potrei non citare? Parliamo di Eleni, è l'ultimo secondo, visto che non c'è. Perché so per certo che non c'è, perché me l'ha scritto prima su Twitter. Come potrei non parlare di Eleni? Eleni la conoscete tutti, credo, perché è praticamente la community manager della Gentaglia. Nonché praticamente, peraltro è una lady di... Ho notato che Eleni c'è il gruppo, per chi non lo sapesse, esiste un gruppo su YouTube, no, su Facebook, che si chiama La gastrite di Shai.
E c'è tutta c'è la gentaglia che discute delle cose. Io ogni tanto, raramente, in realtà ci vado. Eleni è una lady di ferro nel far rispettare le regole, fantastica. Quindi questo è tutto qui. Basta, ora andrò a giocare col cane. La ho ignorata per fare questa live e non è giusto. Quindi questo. Ci vediamo domani su Breaking Italy, spero. Voglio sperare che tutto vada bene. Ah, ho bisogno di una vacanza lunghissima.